bellissima. E tremava mentre iniziava a parlare, quindi questo è merito vostro, perché questa accoglienza, insomma, non è una cosa normale, non si vede in tutti i posti. Quindi devo ringraziare tutti i posti, tutte le persone che sono venute ad accogliere il presidente e i guardi, insomma, il consiglio d'amministrazione e i guardi dirigenziali. Siamo solo all'inizio. Volevo dire, una persona, grazie dei complimenti che hai fatto, sicuramente è stato un gioco di squadra, fatto in silenzio, con tanta umiltà, da parte di me non c'è problema. Il sindaco ci ha ringraziato per poter rivedermi, ha ringraziato tutte le persone che lo doveva ringraziare, ha fatto bene. Non mi ripeto, è stato un grande gioco di squadra tra persone che in silenzio hanno saputo porsi un obiettivo e questa sera stiamo iniziando. Qualche amico ieri ha detto siamo arrivati, sì siamo arrivati, siamo all'inizio, è un punto di partenza, il lavoro ce n'è tanto da fare ancora, però io ho tanto ottimismo adesso, perché se siamo arrivati a questo punto, in queste condizioni, con tante difficoltà che abbiamo superato, vi garantisco sono state tante, la strada ce l'abbiamo spianata, con la collaborazione di tutti, continuando a fare squadra, a collaborare tra tutte le persone interessate e soprattutto nel rispetto assoluto delle persone, probabilmente il passato è mancato, e nel rispetto dei ruoli, che è una cosa importantissima e mi auguro che si prosegua su questa strada, è una cosa fondamentale. Il rispetto del ruolo di ogni persona deve essere alla base di un lavoro di squadra, ognuno deve adempiere al suo ruolo, è una cosa importantissima. Presidente, sono fatti in bocca al lupo perché volevo passare la parola, ti faccio un grosso in bocca al lupo, ma lo faccio io come amministratore, lo faccio a tutti voi per questa avventura che sta per iniziare. Grazie, grazie ancora. Volevo aggiungere qualcosa, Maurizio. C'è il segretario che mi aiuta. Ha fatto un accenno prima il presidente. Non abbiamo dato l'annuncio oggi perché ovviamente la burocrazia e il campeggio dobbiamo sistemarlo. C'è stata questa richiesta dei giorni scorsi della gestione del campo, è una questione che dovrà andare in consiglio comunale e che quindi tutto il consiglio comunale dovrà gestire. Ci sono delle questioni, io con lui ne ho già parlato, però nei prossimi giorni ci sarà anche questo, che è anche un fatto importante, il fatto di dare in gestione lo stadio comunale. Il sindaco ha messo dei paletti che continueremo a gestire noi, molto importanti, quindi saranno dei costi che toglieremo alla società e quindi potrà gestire in maniera molto tranquilla anche lo stadio. Questo per aiutare, dà il senso di quanto ci teniamo, di quanta importanza stiamo dando a questo progetto. L'altra cosa importantissima che il presidente ha detto è dare prospettiva. La gestione del settore giovanile darà linfa nel proseguio. Non è un presidente che è venuto qui per un anno e poi a fine campionato chi si è visto si è visto. Il fatto di voler, ha preteso di avere un vivaio, di gestire il settore giovanile e quindi dare un futuro a tutti quei ragazzi che adesso in un modo o nell'altro, arrivati a una certa età, devono andare a cercarsi squadre chissà dove. Mentre con la gestione integrata insieme alla società, tutti i ragazzi che faranno parte del vivaio avranno la prima squadra e avranno una speranza. E quindi questo ragionamento in prospettiva è una cosa fondamentale, importantissima, e per questo ha fatto la differenza. È un presidente ovviamente che capisce di calcio, è un presidente che ragiona con la testa e con molta umiltà. Devo dire che per la prima volta dopo tanti anni faccio l'amministratore, non ho sentito parlare di, non ho visto persone che arrivano qua e parlano di milioni di euro, che parlano di chissà quali cose. Tanta umiltà, e questo è un grande pregio del nostro presidente.